Salute, gusto ed economia. Intorno a questi obiettivi ruota il rilancio in Versilia della coltivazione dei grani antichi. Se ne è parlato sabato mattina in Sant'Agostino in un partecipato convegno organizzato dall'Accademia Italiana della Cucina. Per la nostra zona si parla già di una rinascita di questa tipologia di coltivazione di grano tenero che sta tornando nei campi, specie nelle aree rurali di Camaiore, Massarosa e Pietrasanta. E il vantaggio che hanno è che si può tornare a un tipo di lievitazione, magari fatta con lievito madre, che può dare al prodotto un valore aggiunto, sia per il sapore, perché l'azione dei batteri in modo particolare rilascia composti che una volta che poi l'impasto va in forno danno un sapore più complesso, un aroma più complesso, e anche di benessere, perché in qualche modo contribuiscono a rendere il lievitato più digeribile. E anche qualche cosina in più, perché troviamo anche delle sostanze che tipo quelle che rimuovono i radicali liberi, che sono comunque positive agli effetti della salute. È la possibilità di avere grani che possono dare dal punto di vista della salute migliore qualità e possibilità di digeribilità e anche un migliore utilizzo nella cucina. Secondo lei sono prodotti che possono essere facilmente commercializzati e quindi divenire popolari? Certamente, si tratta di fare una filiera ancora più larga di quella che attualmente è nella produzione, e questo convegno ha proprio questo scopo di far conoscere a un pubblico ancora più vasto la possibilità non solo di coltivare ma anche produrre nei vari mulini questi tipi di grani.